Allora, ragazzi, eccoci qui. Facciamo una storia, visto che ci siamo a questo punto, facciamo una storia così facciamo un video veloce, ecco. Ci risiamo. È arrivato finalmente il mio secondo Thanos, il sostituto di questo qua. Ragazzi, questo era quello che è brutto, quello che non mi era piaciuto per nulla, con tutta la scultura qua appiccicata, con i buchi e con gli occhi fatti male, va bene? Quindi diciamo che questo era il mio bruttino. Adesso mi è arrivato questo nuovo. Ammetto di non averlo guardato benissimo, tanto non potevo scegliere, va bene? In edicola è arrivato solo uno, me ne ha preso uno per me per farmi il favore il mio edicolante. Quindi adesso io rinscatolerò questo vecchio e io lo riporterò indietro tenendo il nuovo. Speriamo che il nuovo sia decente. Devo dirvi, l'ho guardato così velocemente, mi è sembrato, non vi dico uguale, ma più o meno. Quindi insomma, la mia paura sinceramente è che questi Thanos siano più o meno tutti quanti identici. Allora, eccolo qua, ragazzi. Brutto anche questo, possiamo dirlo assolutamente. Per quanto riguarda il viso, si vede questa parte nera, ragazzi. Fa lo stesso difetto che faceva l'altro. In realtà non c'è un buco, vedete, sembra il buco sull'occhio, ma in realtà non c'è. È una questione di luce. L'incavatura dell'occhio va a fare quest'ombra che sembra che ci sia un buco, in realtà non c'è. Gli occhi sono colorati un po' così, la bocca è colorata un po' così. Diciamo che quantomeno è migliore la scultura del vestito, va bene? L'armatura sicuramente è meglio, non abbiamo più i buchi qua sul collo, sembra scolpito un po' meglio, quindi adesso proviamo a metterli un po' vicini, eccoli qua, uno e due. Ragazzi, sicuramente il viso forse è meglio di quello vecchio, va bene? Però sicuramente l'armatura è migliore la nuova. Gli occhi sono comunque brutti, gli occhi proprio non ce l'hanno fatta a colorarli bene. Ragazzi, vabbè, dai, facciamo finta che va bene, ce lo dobbiamo tenere per forza così, sicuramente meglio di quello con i buchi sul collo, però il viso brutto anche questo, diciamolo.